io la metto in campo subito un ottimo risultato. Sì, per me è stata una liberazione, una bella gioia e comunque il regalo dopo mesi difficili. E il risultato in parte va bene, in parte no. Potevamo sicuramente fare di più. Oggi abbiamo iniziato analizzando gli errori e quello che c'è da migliorare. Da domani ripartiamo, ci concentriamo per sabato. E andiamo avanti. Ora c'è il Torino, partita importante davanti al proprio pubblico. Sì, sì, sicuramente sì. Dobbiamo cercare di far punti dappertutto, contro chiunque, senza fare calcoli, senza guardare l'avversario. Dobbiamo lavorare, migliorare, come dico sempre, siamo una squadra molto giovane, in alcune situazioni ci manca l'esperienza giusta, anche un pizzico di astuzia, ma solo il tempo, gli allenamenti, le partite, lo sbagliare, riprovarci, solo questo può farci migliorare. Come stai? Sei rientrato dopo tanto tempo nel miglior modo possibile? Sì, sono rientrato dopo 7 mesi dall'infortunio, più o meno 6 dall'operazione. Non sto ancora bene, è normale, non mi aspettavo assolutamente di giocare. Il mister ha fatto le sue valutazioni, la mia disponibilità c'era e ha scelto lui così. In parte è andata bene, però so che comunque c'è ancora molto molto da lavorare, perché 7 mesi per un professionista sono tanti, quindi sono tutto arrugginito e ci vorrà del tempo. Cosa ha cambiato con l'arrivo di Thiago Motta? È un allenatore a cui piace usare, vi ha un po' trasmesso questo? Sì, il mister ha una grandissima personalità, ci dà sicurezza, ci dà anche noi da parte sua sentiamo un senso di protezione che è importante, ci aiuta anche a usare di più, perché molte volte, essendo così giovani e così poco esperti, la paura di sbagliare può farti diciamo rinunciare invece di provare a fare una giocata. E con lui questa cosa la sentiamo, ci proviamo, c'è da lavorare molto, siamo indietro, perché comunque lui è arrivato tardi, quindi siamo indietro nel percorso, dobbiamo lavorare più degli altri per tirarci fuori. Sabato c'è il Toro, una sfida a salvezza, insomma, con un allenatore anche in bilico come Mazzarri, per loro una partita che vale molto. Il Toro sta vivendo una situazione poco felice, forse per i loro piani iniziali. Sarà quindi probabilmente più difficile, perché in tutti i modi cercheranno di portare a casa i punti, e quindi noi dovremmo essere ancora più attenti, e se vogliamo fare il risultato dobbiamo correre più di loro, essere più determinati, più convinti di poterlo fare. Grazie. Grazie ragazzi.